bicchiere, qualcuno fa la prima volta forse. Io sono Enrico, sono l'organizzatore di questi cicli di seminari che normalmente portavo avanti magari cicli di tre, uno in primavera, uno in uno, adesso questo piccolo ciclo di soli due seminari che abbiamo voluto proporre il primo in presenza dopo la pandemia. Mi fa piacere comunque vedere quanti siamo stasera, nonostante il clima fuori non facesse molta voglia di uscire di casa, nessuno penso. La persona che ho invitato questa sera è Guido Giachetti, lui sta all'ultimo anno di dottorato alla SISA di Trieste, la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, un istituto tipo universitario, insomma, che eroga dottorati principalmente in alcune materie, è un fisico. Lui è una delle persone che avevo invitato già nella primavera del 2020, in principio avrebbe dovuto annullare. Abbiamo deciso di rinvitarlo questa volta e quando eravamo già in parola per l'evento è successo, è arrivata la notizia che era stato assegnato il premio Nobel dal professor Giorgio Parisi. E allora, siccome Guido comunque la sua attività di ricerca e dottorato è nel campo della meccanica statistica, della fisica dei sistemi complessi, ho detto potevamo parlare di quello, visto che credo che sia un argomento che con queste premesse incuriosisce un po' tutti, visto anche che è un argomento penso molto poco noto, molto meno mainstream. E quindi di questo che parliamo stasera, della struttura di certi materiali, dei vetri, di quali sono stati i contributi del professor Parisi, di perché sono così importanti da essersi valso questo riconoscimento. Quindi grazie e ti lascio la parola. Buonasera a tutti. Quando Enrico mi ha chiesto appunto di parlare dei contributi di Parisi perché ha preso il premio Nobel, insomma, sono sentito un po' mancare perché i contributi di Parisi sono enormi, vanno da una parte all'altra dello spettro della fisica, quindi è impossibile anche avendoci 4 ore a parlare di tutto. Però ho deciso di focalizzarmi quindi su forse l'aspetto più importante, uno dei lavori più importanti di Giorgio Parisi, che ormai risalgono ai fini anni 70, primi anni 80, che sono quelli sui vetri, appunto, sui sistemi disordinati, che sono esplicitamente citati nella motivazione del Nobel. Avrei potuto partire a qualsiasi altra parte della fisica perché davvero veramente ha fatto di tutto, però ho deciso questo anche perché sono quelli di cui ne so un po' di più, mentre di altre cose non avrei potuto parlare anche proprio semplicemente perché non sono un esperto. Ok, quindi vediamo di iniziare. Allora, oggi parleremo di vetri. Allora, intanto, che cos'è un vetro? Cosa intendiamo per vetro e soprattutto qual è la differenza tra un vetro e un cristallo? Di solito nell'accezione comune diciamo cristallo e vetro sono usati quasi come sinonimi, per esempio vedete dei bei bicchieri di un cristallo di Boemia, o di Rocca, credo sia di Boemia, e invece con una murrina di Murano, ovviamente anche se ha dato il posto non potevo non citare questo collegamento col territorio, e effettivamente non sembrano materiali diversi, sono tutti e due materiali trasparenti e tutti e due in qualche modo sono usati per le stesse cose, ma in realtà sono materiali che da un punto di vista microscopico sono estremamente diversi, anzi hanno pochissimo in comune. In particolare danno anzi proprio il nome a due tipi di materiali diversi, i solidi cristallini e i solidi vetrosi o amorfi, okay? Che sono i due tipi fondamentali di solido. Quando uno ha a che vedere con un materiale solido, uno impara, no, la differenza tra solido, liquido e gas, ma anche i solidi si dividono in due grandi classi e sono fondamentalmente i solidi cristallini e i solidi vetrosi. Cosa vuol dire un solido cristallino? Qui vedete un cristallo di quarzo, ialino, che
se noi andiamo a guardare come è fatto, noi potessimo avere una lente di ingrandimento magica che ci fa vedere come è fatto, vedremo che questo materiale è fatto di tante piccole palline, che sono gli atomi, il materiale, e questi atomi stanno più o meno fermi, vibrano un po' attorno a delle posizioni di equilibrio, e questo fondamentalmente perché è un solido. Se avessi fatto vedere un gas, questi atomi sarebbero stati liberi di muoversi. In questo qua, che è un solido, gli atomi stanno più o meno fermi, ma non solo stanno fermi, o meglio, oscillano poco attorno a delle posizioni di equilibrio che sono disposte secondo un reticolo regolare geometrico ordinato, chiamato appunto reticolo cristallino. Ok? Per esempio, questo è l'esagonale, non so, in realtà probabilmente la forma del reticolo è molto diversa per il cristallo, ma per questo cristallo in particolare, ma insomma, per passare un po' il senso di quello che diciamo. Ora, che questo sia un cristallo si vede molto benissimo, molto bene, perché fondamentalmente quando lo lasciamo crescere, esempio, o lo tagliamo, questo si rompe su piani geometrici ben definiti, i famosi taglio dei diamanti, le pietre preziose, queste cose qua, come vedete, che hanno delle forme ben definite, gli spigoli, e questo in qualche modo rivela che la struttura sottostante, la struttura microscopica, anche questa è ordinata in qualche modo, geometrica. In realtà le cose sono un po' diverse, quando questo è un macro cristallo, possiamo anche prendere, che so, in considerazione quello che succede, un pezzo di ferro non è proprio fatto così, però quasi, nel senso che se uno prendesse un pezzo di ferro abbastanza piccolo, lo vedrebbe fatto anche questo così, diciamo. È che fondamentalmente anche per tutta una classe di solidi, per esempio quasi tutti i metalli o appunto le pietre preziose, eccetera eccetera, tutti questi tipi di materiali solidi sono fatti in questa maniera, nel senso che andandoli a guardare come sono fatti proprio a livello microscopico, sono ordinati. Cosa succede invece se prendiamo un vetro, se immaginiamo di fare la stessa cosa e andare a vedere come è fatto microscopicamente un vetro? Un vetro, per esempio, come i vetri che usiamo in cucina, insomma, per nei bicchieri, eccetera, è un materiale molto diverso. Nel senso che anche in questo caso abbiamo che questi atomi stanno più o meno fermi, vibrano attorno a delle posizioni di equilibrio fisse, perché è un solido, altrimenti lo vedremo come un liquido, ma se guardiamo queste posizioni di equilibrio non sono ordinate, non formano un reticolo, non formano una struttura ordinata, ma sono disposte, diciamo, casualmente nello spazio. In altre parole, la struttura microscopica dei vetri è disordinata o amorfa, nel senso senza forma. Sono sinonimi, vetroso e amorfo li userò come sinonimi, vogliono dire esattamente la stessa cosa. Ok? I materiali amorfi sono dovunque, alcuni materiali particolari amorfi sono per esempio le plastiche, di cui ci serviamo tutti i giorni, però quelle sono ancora un po' più complicate, diciamo. Comunque, in un modo, ovviamente si possono complicare le cose a piacere, ma diciamo, per rimanere nelle cose semplici, diciamo, esistono questi due tipi di solidi, cristallini e vetrosi. Come vedete, se rompiamo un bicchiere di vetro, non si rompe secondo alcuni piani geometrici o cose del genere, si rompe in maniera, vedete, ne sono linee curve, eccetera, eccetera, e anche questo, se volete, rivela che la struttura microscopica sottostante non è ordinata, non è geometrica, ma appunto è disordinata. Ora, l'idea è che ci sono cose, cerchiamo di riuscire a capire i vetri. Cosa vuol dire riuscire a capire, riuscire a predire cosa succede quando riscaldo un vetro, cosa succede, qual è la loro temperatura di fusione, quali sono le loro proprietà. Questo significa capire un materiale dal punto di vista fisico, riuscire a predire come si comporta sotto sforzo, no? Tutta una serie di cose.
Ora, viene fuori che studiare i vetri, nel senso proprio i materiali amorfi, è una cosa particolarmente difficile. Ora, per fortuna, in meccanica statistica, che è appunto la disciplina di Giorgio Parisi, eccetera, esiste questo concetto molto, molto, molto utile e anche molto profondo di universalità, ovvero per studiare un sistema fisico uno deve riuscire a semplificarlo all'osso, decidere quali sono delle caratteristiche fondamentali, decidere, capire più che altro, quali sono delle caratteristiche fondamentali che, uno, che determinano la fisica del materiale in interesse e cercare di usare un modello più semplice che in qualche modo mette in luce la proprietà che stiamo che vogliamo vogliamo analizzare. Per esempio, se la nostra proprietà che vogliamo che vogliamo spiegare è come si forma un vetro, come si solidifica un vetro, per esempio, eccetera, invece di partire da un modello in cui uno prende le sue palline, sono gli atomi, ci mette tutta le interazioni, tutte le cose, uno deve cercare di partire da modelli estremamente semplici, molto più semplici, per cui si possa effettivamente dire qualcosa e vedere se descrivono le cose di interesse. Questo è una cosa che riesce molto bene, per una ragione che non posso, su cui non mi posso dilungare stasera, però è una cosa che riesce molto bene in meccanica statistica, quando si studiano i materiali, quando si studiano le cose, e fondamentalmente dobbiamo sfruttiamo questa cosa che la fisica dei vari sistemi, di vari sistemi alla fine si divide in delle grandi macro aree, per cercare di capire un po' qual è un modello più semplice per attaccare il problema dei vetri. E viene fuori che per qualsiasi sistema che voi vi possiate immaginare, meccanica statistica, che sia la solidificazione di un gas, lo scioglimento del ghiaccio o il caffè che passa attraverso la moka, per qualsiasi modello di questo tipo, per qualsiasi sistema fisico di questo tipo, esiste una spiegazione in termini di magnete. Che vuol dire magnete? Perché i magneti sono così importanti? Perché noi meccanici, in meccanica statistica, siamo così ossessionati dai magneti? Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire che cos'è un magnete. Quindi, il nostro piano è mettere un attimo da parte cosa sono i vetri, andare a vedere più in dettaglio cosa sono i magneti e poi cercare di capire come sia possibile dire qualcosa sui vetri partendo dai magneti, partendo da modelli di magneti. Ma cos'è un magnete? Un magnete, per definizione, è un materiale nel quale acquistano importanza gli spin degli atomi. A questo punto voi mi direte cosa sono gli spin. Gli spin sono una cosa molto complicata, ma non ci interessano. A quello che ci interessa stasera è che gli spin sono delle freccette. Ogni atomo, ogni particella che costituisce il nostro materiale, la possiamo immaginare come se avesse attaccato una freccetta che in qualche modo la orienta nello spazio. Ok? Vedete, qua abbiamo un materiale solido in cui gli atomi si dispongono in un reticolo cristallino e ci abbiamo messo delle freccette sopra, ok? Quando il modo, l'orientamento di queste freccette diventa importante, diciamo che un materiale è magnetico, ok? Per esempio, voi avete in mente le calamite e sapete, no, che le calamite, se le spezzate a metà, hanno un polo nord e un polo sud, e se le spezzate a metà entrambi i pezzi che si formano ancora hanno un polo nord e un polo sud, nel senso che i due poli uguali si respingono, i poli opposti si attraggono. Se lo spezzate ancora a metà succede ancora
discorso qua, anche se prendete dei pezzi di calamita piccolissimi, avranno ancora un polo nord e un polo sud. Ecco, questi spin dovete immaginarveli come il pezzo di calamita più piccolo che vi potete immaginare, che ha un polo nord e un polo sud. Quindi vedete, ha una freccettina, ha un orientamento, ve le dovete immaginare come piccolissime calamite, ok? Che possono girare, ok? Nello spazio. Ora, se queste calamite puntano tutte nella stessa direzione, allora il materiale è una vera e propria calamita. Perché, per esempio, se lo metto, se ci avvicino un altro magnete, questo viene attratto, perché tutti puntano nella stessa direzione, quindi il materiale viene attratto. Se invece questo oggetto qua viene fondamentalmente, tutte le freccette puntano in direzioni casuali nello spazio, allora cosa succede? Succede che questo materiale perde le proprietà magnetiche, perde questa possibilità di essere una calamita. Ok? Perché fondamentalmente ognuna vorrebbe girarsi in una direzione, ma essendo che sono tutte in direzioni casuali, alla fine se prendo un bel pezzo di magnete è come se non ci fosse, come se non ci fosse. Allora, a questo punto dobbiamo cercare di capire un po' cosa succede in un magnete. In un magnete quello che succede è che questi spin, questi calamite microscopiche, chiamiamola così, fondamentalmente vogliono puntare nella stessa direzione, quindi vogliono creare un magnete molto grosso. Questo perché? Perché fondamentalmente la configurazione in cui queste calamite puntano, le calamite vicine, quelle poste vicine nello spazio accanto l'una all'altro, puntano nella stessa direzione, è la configurazione con energia minore. Se voi prendete un sistema qualsiasi, sapete che dopo un po' quello tende a fermarsi. Se voi prendete un pendolo e lo lasciate oscillare, dopo un po' vedrete che si ferma. Se voi lasciate andare una biglia su un pavimento, dopo un po' vedrete che si rompe, che si ferma. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa tende, i sistemi grossi, i sistemi con tante particelle, tendono nella configurazione di minima energia, cioè tendono a dissipare, a buttare fuori nell'ambiente tutta l'energia, ok? In questo caso quindi loro tendono a puntare nella stessa direzione, tendono a puntare nella stessa direzione perché è la configurazione con energia minima. Okay. Questo succede nel ferro, per esempio, nei sistemi magnetici più semplici che possiamo immaginare, mentre le configurazioni in cui due spin puntano in direzioni vicini, due spin vicini puntano in direzioni opposte, costano di più al sistema, costano più energia, quindi il sistema spontaneamente tende a passare da queste, da quelle in alto che hanno energia più alta, a quelle in basso che hanno energia più bassa. Così come un pendolo tende a fermarsi, così come una biglia lanciata tende a fermarsi e così via. E quindi, secondo questo argomento, fondamentalmente vorrebbe dire che qualsiasi materiale magnetico tende a finire nella configurazione in basso, in cui tutti gli spin sono allineati in una stessa direzione. Però non è proprio così. Perché c'è un argomento, c'è un altro attore, non c'è solo l'energia, c'è anche l'entropia da soddisfare. Cosa vuol dire entropia? Entropia è solo un termine molto complicato per dire una cosa molto semplice. La cosa molto semplice è che la configurazione con tutti gli spin allineati è una configurazione sola. Le configurazioni in cui abbiamo gli spin su e giù sono moltissime. Per capire questo possiamo immaginare l'esempio di un cubo di Rubik. Esiste una sola configurazione, diciamo, ordinata, in cui tutti i colori sono al loro posto e ben separati. Esistono miliardi e miliardi e miliardi di configurazioni in cui il cubo è totalmente l'ordinamento dei colori è totalmente distrutto.
E questo è tutto lì il gioco, no? Il fatto che trovare quella singola configurazione in cui si è ordinata è estremamente difficile perché ce ne sono tantissime. Ok? E non è facile, partendo da una configurazione ordinata, disordinata, ritornare in queste configurazioni con i colori separati. Quindi, vedete, qui abbiamo un cubo di Rubik sempre più disordinato, con tutte le facce fatte, con due facce fatte, con una faccia fatta e senza una faccia, e ce ne sono queste due configurazioni, di questa ce n'è una. Man mano che si va verso destra il numero di configurazioni aumenta, il numero di configurazioni con una faccia fatta è già minore delle configurazioni senza nessuna faccia, poi con due facce è ancora minore, così via, fino a quando arriviamo alla configurazione del cubo risolto, diciamo, che è quella che in cui ne esiste una sola. Ora, per gli spin è esattamente la stessa cosa. La configurazione in cui tutti puntano nella stessa direzione è una o due, tutti su, tutti giù fondamentalmente, ma comunque sono poche. La configurazione in cui ne metti uno su, uno giù, uno su, uno giù a caso sono tantissime. Okay? Quindi il nostro sistema fondamentalmente è un po' combattuto, perché da una parte vorrebbe cercare di ritrovare il singolo stato, quello stato in cui tutti sono giù o tutti su, comunque sono tutti allineati. Dall'altra si perde, perché ce ne sono veramente tante di configurazioni non allineate. Provate a tirare la moneta 20 volte, a gettare la moneta 20 volte. Avere 20 teste, 20 croci, sapete quanto è difficile. Ecco, il magnate deve fare la stessa cosa, deve cercare di trovare la singola configurazione in cui tutti gli spin sono allineati. E quindi la stessa della configurazione in cui sono 20 croci fondamentalmente o 20 teste. Ok? Ovviamente a lui non riesce nel momento in cui io accendo, in cui considero le vibrazioni termiche. Che la temperatura vuol dire quanto fondamentalmente velocemente si muovono questi spin, quanta mobilità diciamo hanno. E quindi vediamo che se questi spin hanno mobilità, il sistema non riesce a trovare la configurazione minima energia e vince l'entropia, cioè vince il fatto che le altre configurazioni sono molto di più. Se invece il sistema ha una mobilità molto, molto bassa, finirà inevitabilmente per trovare una configurazione ordinata. Quindi in qualche modo questa entropia fa da giudice, la temperatura, scusate, fa da giudice dello scontro fra energia e entropia. E qui per esempio vediamo quello che succede in un magnete vero, cioè un magnete simulato. Gli spin, la parte nera rappresentano gli spin che puntano verso l'alto, la parte bianca rappresentano gli spin che puntano verso il basso. Fondamentalmente, se la temperatura è sufficientemente bassa, avete visto come erano mischiati gli spin all'inizio, sembrava quasi grigio, se la temperatura è sufficientemente bassa, il sistema si tendono a formare queste grandi isole in cui gli spin puntano tutti nella stessa direzione. Questo non succederebbe se il sistema fosse a temperatura alta. Se il sistema fosse a temperatura alta, rimarrebbe in una configurazione come quella all'inizio, fondamentalmente, quella diciamo quasi grigia, in cui ci sono tanti spin che puntano qualcuno verso l'alto e qualcuno verso il basso. Però quando la temperatura è bassa, il sistema cerca di muoversi, di trovare una configurazione abbastanza ordinata. Queste configurazioni qua che vedete sono abbastanza ordinate, se vedete sono le piccole isole nere del bianco e viceversa che vengono piano piano mangiate, perché il sistema piano piano cerca di trovare il minimo. Però arriva un punto in cui le fluttuazioni termiche le fanno rinascere, diciamo, e quindi questo è l'equilibrio fondamentalmente del magnete. L'equilibrio è una configurazione in cui entropia e energia sono in qualche modo sbilanciate, cioè le fluttuazioni termiche, quanto le fluttuazioni termiche mi fanno alzare l'energia e quanto questa energia poi ritorna bassa, più o meno si bilanciano. Ok?
Quindi, se prendiamo questo, si dice cosa succede, per esempio, a un pezzo di ferro. Se siamo a temperature basse, allora vince l'ordine. Se voi prendete un pezzo di ferro, tipo, non so, quelle di queste sedie, o insomma, qualsiasi ferro avete in casa, microscopicamente vedrete che è fatto così. È sul reticolo, perché, come vi ho detto, il ferro è un reticolo cristallino, quindi gli atomi sono ordinati, ma anche gli spin sono ordinati, se vedete. Gli spin puntano più o meno tutti nella stessa direzione. E questa è la ragione per cui il ferro lo potete attrarre con una calamita. Perché fondamentalmente questi spin, queste sono tutte nella stessa direzione, quindi il ferro è sensibile alla calamita, riesce ad essere attratto alla calamita, è come se fosse una grande calamita in presenza di campo magnetico. Invece, se voi portate il ferro a incandescenza, per esempio sopra i 700 e passa gradi, il sistema perde questa proprietà. Il sistema non può più essere attratto dalle calamite. Il ferro incandescente, non so che non è la cosa che viene più in mente quando vediamo un pezzo incandescente di avvicinarsi a una calamita, però se uno lo facesse vedrebbe che le calamite non hanno più effetto sul ferro. Perché quando la temperatura è abbastanza alta, questo ordinamento, quello che vi ho fatto vedere nella scorsa slide, è distrutto, gli spin puntano ognuno nella direzione che vogliono e quindi fondamentalmente questo effetto magnetico è morto, non c'è più. Quindi esiste esattamente una certa temperatura per cui ritrovo questo ordinamento. Questo è quello che succede al ferro, magari non è troppo familiare, ma perché non tutti abbiamo un fabbro con un incudine che ci arroventa il ferro in casa tutti i giorni, ma tutti i giorni noi in casa facciamo bollire l'acqua, la facciamo ghiacciare, e questo fenomeno qua è esattamente lo stesso fenomeno, solo che l'acqua non è un materiale magnetico, questo è un discorso, è una cosa che succede a livello di reticolo, di disposizione degli atomi, non succede a livello di spin, cioè di freccettine, ma il fenomeno è lo stesso. Ed è per questo che vi dicevo che ho questo concetto di universalità. Se invece di partire dai vetri fossimo partiti da capire perché l'acqua bolle, perché l'acqua solidifica, avrei potuto partire comunque dallo stesso esempio, dall'esempio del magnete, del ferro, e fondamentalmente avrei trovato le stesse cose. Questa non è solo un'analogia, è proprio così, nel senso che se a noi interessa certo capire cosa fa l'acqua vicino a dove bolle, vicino a cosa succede, diciamo, all'acqua in quella cosa lì, e vogliamo anche misurare delle quantità dell'acqua, possiamo far finta che l'acqua sia un magnete e misurare, calcolare quelle quantità sul magnete, che è più semplice, e troviamo esattamente i numeri che poi misuriamo nell'acqua. Quindi è come se sistemi così diversi tra l'uno e l'altro non hanno niente in comune a prima vista, sotto avessero questa grande universalità, appunto, questa cosa che in realtà non sono così diversi l'uno dall'altro se guardiamo certe cose, certe loro proprietà. Ora, quello che voglio fare ora con i vetri è esattamente la stessa cosa. Ora che vi ho spiegato più o meno come funziona un magnete normale, cerchiamo di capire l'equivalente di un magnete disordinato, di un magnete di un magnete amorfo, diciamo, un magnete vetroso. Appunto, cerchiamo di capire cos'è un vetro di spin. Il vetro di spin è l'equivalente dell'acqua, della disposizione del reticolo degli atomi di un vetro, ok? Così come un magnete, questi magneti qua, il ferro è l'equivalente dell'acqua. Se io voglio capire come l'acqua solidifica, posso guardare un magnete. Se io voglio capire come un vetro solidifica, devo guardare una cosa diversa che si chiama vetro di spin, appunto, e che è quello di cui parlerò nell'ultima parte di questa presentazione. Questo. Cerchiamo di capire cos'è un vetro di spin. Cerchiamo di capire, anzi, qual è
qual è il modo per cercare di costruire un magnete, un modello magnetico che assomiglia a un vetro. E quindi cerchiamo di capire un po'. Qui abbiamo i due possibili modi che hanno le molecole per riarrangiarsi all'interno del materiale, quindi quello vetroso amorfo e quello cristallino, che è la parte che siamo iniziati, no? Allora, qual è la differenza fondamentale fra queste due configurazioni? Qual è la vera differenza che qualifica una come disordinata e l'altra come ordinata? Naturalmente questa è ordinata perché qualsiasi parte, qualsiasi, se io mi metto a cavallo di un atomo, vedo sempre lo stesso panorama in quello ordinato. Che sono gli atomi rossi e quelli bianchi, però c'è questa differenza, però una volta che io mi metto a cavallo di un atomo rosso, per esempio, vedo esattamente lo stesso panorama. Vedo che ho tre atomi alla stessa distanza, bianchi, eccetera, eccetera. E quindi mi verrà anche, saprò anche che il modo in cui il mio atomo rosso interagisce con i miei atomi bianchi è lo stesso in tutti i punti del reticolo, non dipende da dove mi metto. Il modo, cioè, le forze in campo, diciamo, le energie in campo sono le stesse in ogni punto del mio reticolo. Questo non è evidentemente vero per un materiale amorfo, per un materiale vetroso, perché a questo punto, vedete, dovunque mi metto, ok, sì, magari vicino sono uguale, però appena mi allargo un attimo il campo, vedete che ogni punto è speciale. Nel materiale cristallino sono tutti uguali, nel materiale vetroso ogni punto è speciale. Quindi, diciamo, l'interazione, le forze sentite da ogni atomo mentre vibra non sono le stesse, non sono nemmeno predicibili a priori, perché uno dovrebbe capire come è fatto il materiale. Se io prendo il vetro, lo scaldo fino a quando diventa liquido e poi lo solidifico di nuovo, ogni atomo in questo processo si riarrangerà in una maniera diversa, quindi non ha nemmeno senso andare a guardare ogni atomo cosa fa, perché ce ne sono tanti e ogni vetro che prendo ha una configurazione diversa, sono tante, sono disordinate, non c'è un solo modo, no? C'è un solo modo per fare una famiglia felice, ma ce ne sono infiniti per fare una famiglia disfunzionale, così per i vetri ci sono infiniti modi per rimettere queste molecole qua, per farle cambiare posizione, e quindi fondamentalmente non ha senso mettersi a capire cosa succede in ogni singolo spin, in ogni singolo atomo. Quello che ha senso è capire cosa succede in media, mediando un po' quello che succede, Quindi, allora, cosa sono inventati i fisici? I fisici sono inventati questo concetto qua di vetro di spin. Vetro di spin è, cerchiamo di tradurre quello che ho detto in termini di magneti, in termini di spin, invece che in termini di reticolo. Se lo traduciamo in termini di spin, quello che viene fuori è questo materiale qua, un materiale ipotetico, che ripeto, questo materiale non esiste, però è utile perché una volta capito questo materiale in esistenza abbiamo capito i vetri esistono invece. Quindi facciamo questa astrazione, immaginiamoci questo materiale magnetico, ha gli spin che si comportano come calamite, solo che mentre in un ferro, in un magnete classico, gli spin vogliono puntare nella stessa direzione degli spin vicini, in un vetro di spin dipende. Diciamo, gli spin lanciano un dado, se il dado è da un numero tra 6 e 12 vogliono stare vicini, se da un numero fra 1 e 5 vogliono stare opposti. In altre parole, dato una qualsiasi coppia di spin vicini, possono voler stare tutti e due allineati, oppure possono odiarsi se volete essere disallineati, con probabilità un mezzo, 50% in un modo e 50% nell'altro. Okay. Questo è il materiale che abbiamo in mente. Perché questo dovrebbe cercare di simulare che cos'è un vetro? Ma perché fondamentalmente in questo caso ogni spin è un caso a parte.
ogni spina avrà dei vicini che odia e dei vicini che ama, oppure tutti li odia e tutti li ama, casualmente. Ed è esattamente quello che succedeva per il vetro. Vi ricordavate, se ci mettiamo a cavalcioni di un atomo di un vetro, quello che vediamo dipende da dove siamo, non lo possiamo predire, è casuale. E così succede qua. Capire come vogliono stare gli spin del materiale è totalmente una cosa casuale, no? Non lo possiamo predire a priori. Ok? Però cerchiamo di giocare, ok? Cerchiamo di capire cosa succede. Anche qui avrò l'entropia che cerca di far esplorare al sistema tutte le configurazioni, cerca di favorire quelle che sono tante, perché sono tante, quindi il sistema può passare tempo, però abbiamo anche l'energia. E a bassa temperatura, come vi ho detto, cercherà di vincere questa energia che tende a diminuire, tende a essere più piccola possibile. Ecco, in questo caso il sistema è frustrato, si dice proprio così, perché non riesce a mettersi nella configurazione che lui preferisce, anche a bassa temperatura, anche quando il sistema fondamentalmente può andare dove, nella configurazione di minima energia, e non muoversi più, non sa bene dove andare. Ma immaginate, perché se questo fosse un magnete normale, se fosse un pezzo di ferro fondamentalmente, allora sarebbe molto facile: tutti questi spin decidono una direzione, quella della maggioranza, e si allineano tutti, e fine così, sono tutti contenti, non c'è frustrazione. Qua invece non sanno cosa fare, perché alcuni di loro si amano, altri si odiano. Quindi prendete uno di qualsiasi di questi triangoli. Se immaginate che due di questi spin si amino e uno si odia, anzi, e tutti si odiano. In questo caso non si possono accontentare tutti, perché se due si odiano, ok, li mettiamo in direzione opposta e via. Il terzo però a questo punto deve stare allineato come uno o allineato come l'altro, quindi in qualche maniera da qualche parte la frustrazione deve nascere, un po' come fare i pranzi di Natale, no? Cercare di mettere i parenti che si odiano lontani. Alla fine non è facile, non si riesce a accontentare tutti, e così il sistema fondamentalmente non riesce ad essere davvero contento. Okay. Questo vuol dire, all'atto pratico, che la magnetizzazione di uno di questi sistemi qua, quanto riescono a essere attratti da una calamita, è sempre più piccola, perché non tutti loro piace stare allineati, eccetera eccetera. Ma la conseguenza davvero importante è un'altra, è che di questi stati frustrati ne esistono tantissimi. Nel senso, immaginate di essere questo sistema qua con la temperatura, cosa succede? Questi spin si girano, però non è che si girano a caso. Loro, quando vedono una configurazione che gli piace, in cui sono tutti più o meno contenti, tendono a rimanere là, perché tendono a buttare fuori l'energia, quindi andare nelle configurazioni in cui loro hanno meno energia, non sono più contenti. Però ce ne sono tantissime di queste configurazioni, nel senso che magari spostando tutti gli spin si riesce a trovare una configurazione in cui sono ancora contenti, ma lì per lì loro dicono: guarda, tutto sommato deve andare peggio, ok, tanto un po' di frustrazione ce la dobbiamo avere in qualche maniera, non è possibile che tutti siamo d'accordo, e quindi va bene alla fine. Però di queste configurazioni ce ne sono infinite, ce ne sono tantissime, un numero veramente infinito, e questi corrispondono, diciamo, nella nostra analogia, a tutti i possibili stati in cui il mio vetro si può tutte le mie molecole del mio vetro si possono fondamentalmente disporre. Ora, come possiamo immaginarci questa situazione frustrata in cui ho tante situazioni più o meno di minimo, che non, in cui sono sempre un po' frustrato, ma non tanto? Così, in questo sistema qua, immaginate che il nostro sistema sia una pallina che si muove su questa superficie stranissima, no? Fatta da tanti buchi e tante monti e tante valli, eccetera eccetera. Ora, la pallina, ovviamente la sapete, se la lasciate su questo sistema tende a rimanere dopo un po' l'attrito la fa
scendere in una delle buche. Okay? Però abbiamo anche l'agitazione termica. Immaginate che ci sia un omino che sciaguatta un po', che dà un po' di colpetti a questo sistema. Ogni tanto la pallina quindi continua a muoversi, si ferma e poi si muove, si ferma e poi si muove. Ora, se il mio sistema è una conca, la pallina si mette vicino alla conca, poi magari fa un po' di giri, però rimane lì fondamentalmente. Se il nostro sistema è fatto in questa maniera qua, cioè complicatissimo, un sacco di monti, un sacco di valli, la pallina fondamentalmente si muove, ma ogni tanto trova un minimo un pochino più fondo, ci sta un po' di tempo, inizia a muoversi, poi ogni tanto prende un colpetto abbastanza veloce, abbastanza forte, e riesce a scavallare dall'altra parte e così via. Quindi fondamentalmente la pallina rimane intrappolata in questa situazione in cui ha tanti minimi, nessuno di questi è quella buca più fonda fondamentalmente, ognuna di queste buche a lei va bene, però di fatto non si sa bene quale. Questi minimi corrispondono a delle situazioni in cui i miei spin si sono messi in una situazione che a loro più o meno piace, hanno un po' di frustrazione, ma dall'altra parte lì dicono vabbè, tutto sommato ci piace, che è, oppure nel caso dei vetri hanno una configurazione di atomi che si mettono in una certa maniera che più o meno a loro piace. Poi cosa succede? Man mano nel tempo, col passare degli anni, col passare dei mesi, a forza di piccoli colpettini, questa situazione cambia, gli spin si riassestano, oppure le molecole del vetro, come vi ho detto, sono la stessa cosa. E quindi cosa succede? Il vetro invecchia fondamentalmente, non rimane sempre la stessa cosa. Se uno potesse fare una fotografia microscopica al vostro bicchiere di vetro ora o fra 10 anni, troverebbe un sistema diverso, perché lui fondamentalmente si è mosso fondamentalmente, si è riuscito a uscire da una delle buche e è andato in un'altra. Ovviamente a livello a voi non cambia niente, perché voi non è che guardate il vetro microscopicamente, voi date il bicchiere per bere e quindi non è che andate a vedere, però davvero è come se questo bicchiere fosse in continua riassestamento, è come se lui stesse cercando disperatamente di trovare il minimo migliore, ok? Di trovare la situazione in cui è davvero contento, che fondamentalmente non troverà mai. Lui rimarrà per sempre intrappolato in questa situazione qua, in questa cosa qua. Questo ha fatto anche nascere poi una leggenda metropolitana secondo la quale il vetro in realtà sarebbe un liquido. Non è vero, il vetro non è un liquido assolutamente, però è vero che comunque continua non a cambiare forma quanto a evolversi. È come se dentro effettivamente non fosse un sistema pacificato, perché c'è questa frustrazione in qualche modo che permette al sistema di muoversi, ok? Allora, quindi questa è un po' la nostra situazione. Ora, fondamentalmente, questo era quello che volevo raccontare, che fin qua Parisi non è entrato granché, ha lavorato su questi sistemi, però non è stata la grande scoperta di Parisi. La grande scoperta di Parisi è stata quella di riuscire a capire, volendo, com'è fatto questo paesaggio, questo landscape, questi monti e queste valli fondamentalmente. Ovviamente come è fatto non si può nemmeno immaginare, perché è un paesaggio complicatissimo, però lui è riuscito a capire una caratteristica importante degli spinosi, che è propria dei vetri, non è propria di... ci sono molti sistemi che fanno questo, anche le proteine, il DNA del corpo umano. Poi potete immaginarvi che più o meno funzioni a questa maniera da un punto di vista teorico, però i vetri hanno una caratteristica fondamentale che è quella della rottura della simmetria di replica, questo è il grande contributo di Parisi alla fisica dei vetri. Cosa vuol dire rottura della simmetria di replica? È un concetto estremamente complicato, più che estremamente complicato direi anche estremamente tecnico, bisognerebbe
cercare di, bisognerebbe fare un sacco di discorsi in più, però fondamentalmente qual è il risultato? Il risultato è che voi potete immaginarvi questo paesaggio qua, non fatto così, questo è un paesaggio più o meno uguale, no? Vedete, cioè, ci sono delle montagne, ci sono delle valli, però più o meno è tutto uguale, no? Non ha una gerarchia. Invece lo spin, il verso di spin, è totalmente gerarchizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbasso la temperatura, quando faccio solidificare un vetro, quando eccetera eccetera, quello che succede è che il paesaggio che mi si forma è tale che mi si forma prima un cono, un grande cono centrale, e poi cosa succede? Da questo cono si iniziano a creare degli altri coni più piccoli, e da questi altri coni, e così via, e così via. E quindi a me piace immaginare come un cavolo romano, quello che comprate al supermercato, capovolo. Se voi fate un calco in gesso, diciamo, un cavolo romano, quello che viene fuori è una cosa molto vicina al paesaggio di un vetro. Fondamentalmente esiste un minimo vero e proprio, che è quello vero, che è quello in cui il sistema vorrebbe andare, se avesse la possibilità di andare fino in fondo, però esistono così tante altre diramazioni che il sistema poi prende una di quelle diramazioni e rimane intrappolato. Però queste diramazioni hanno questa struttura gerarchica, fondamentalmente. Nel senso che se voi prendete uno di questi corni laterali del cavolo e lo guardate da vicino, è esattamente come se fosse un piccolo cavolo romano in miniatura. E se prendete uno dei corni del cavolo, ancora sembrerà un piccolo cavolo romano in miniatura. Ora dovete immaginarvi che non stiamo parlando di un cavolo romano che ha 3 o 4 livelli, dopo un po' finisce, ma questo continua all'infinito. Quindi il vetro fondamentalmente ha tanti stati che sono estremamente simili, estremamente vicini, e a qualsiasi scala lo guardo, a qualsiasi quanto mi avvicino, questo paesaggio è sempre lo stesso. E il mio sistema quindi rimane sempre, cioè, dovete immaginarvi che rimanga intrappolato in un cono, poi scelga, entra dentro uno dei coni di questo cono, e poi entra in uno dei coni del cono, eccetera eccetera, e tutte le volte che lo fa, fondamentalmente il sistema vede sempre la stessa cosa. È per questo che lui continua, diciamo, a evolvere senza cambiare mai, perché fondamentalmente si sta solo infilando dentro questo sistema qua, fondamentalmente è solo intrappolato in questi sistemi, in uno di questi coni qua. Ora, spero di avervi dato un po' di idea di quello che succede nei vetri, e quindi fondamentalmente qui mi taccio se non avete altre domande. Vorrei cominciare io, perché su quest'ultimo passaggio, quello del cavolo romano, c'è un passaggio un po' sofisticato, perché questa descrizione, questa struttura, in che spazio, cioè, dov'è? Perché non stiamo parlando della disposizione degli atomi, no, ma degli spazi, del spazio, delle configurazioni. Non è chiaro. Diciamo, ogni punto, ogni minimo, rappresenta una diversa disposizione degli atomi di tutto il sistema. Quindi ogni punto di quel cavolo è un'intera disposizione, sì, di tutti gli atomi del vetro. Se voi prendete un vetro, un pezzo di vetro, ogni punto del cavolo rappresenta, ogni conca, ogni cosa rappresenta un pezzo, un modo diverso di mettere le molecole, oppure un modo diverso di orientare le freccette, come vi ho detto, è la stessa cosa. A dire il vero, questo faccio le freccette, però freccette o vetro, come vi ho già detto, non è la stessa cosa. Okay. Quindi dovete immaginare che ce ne siano, quanti ce ne sanno, quanti mondi avete per rimettere le prendete un migliaio di palline, quanti modi avete per rimetterli fondamentalmente? Quanti volete fondamentalmente? Tantissimi. Allora, quello che ha scoperto per dire è che c'è questa gerarchia, diciamo, c'è un modo preferibile, che sarebbe il cristallo, il modo in cui
tutti sono alla stessa maniera, però ce ne sono così tanti altri che, non, che fondamentalmente il mio sistema non viene mai, non finisce mai nel cristallo, rimane a girare attorno a uno di questi minimi. Vuol dire che il sistema si riordina, tutte le molecole si riordinano finché non trovano un altro posto in cui più o meno sono contente, però poi non stanno mai, cioè, come quando uno è malato nel letto e si rigira e non trova mai la posizione giusta. Dovete immaginarvi questo. Ogni volta che il sistema, diciamo, cerca un'altra configurazione è perché non riesce a trovare quella giusta, quella che soddisfi tutti. Quindi qui sei in uno spazio matematico astratto in cui astratto, ogni punto, cioè, assegni una configurazione. È molto più grande dello spazio fisico. La, cioè, coordinata con cui tu assegni il punto, cosa dipende? Dall'energia e dall'entropia? Sì, l'energia libera. Quindi l'energia libera. Io ho associato questa figura ad esempio ai frattali. Sì. È corretto? Sì, 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 diciamo che questa struttura qua è una struttura frattale. Frattale vuole semplicemente dire autosimile, no? Che se io riprendo, come dicevo prima, il piccolo conetto del cavolo romano, immaginiamo un cavolo romano perfetto che va avanti all'infinito, io ne estrappo un po' e te lo do, e non puoi distinguere se è un cavolo romano intero o se è un pezzo, okay? È sempre la stessa cosa, se ingrandisco sempre. Fondamentalmente quello che ha scoperto Parisi è che lo spazio, cioè il modo in cui gli spin si mettono, non è come questo è anche questo un sistema che ha molti minimi, molti massimi, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente quello che succede è proprio, cioè, questa struttura frattale del sistema. Se io ingrandisco, ogni configurazione ne ha un'altra vicina. Se io ragiono in termini di configurazione che posso mettere gli spin o gli atomi, ripeto, è la stessa cosa, fondamentalmente ce n'è un'altra vicina e poi vicino all'altra ne ho altre vicine e così via. Uno se lo deve immaginare così, cioè non è facile, non è possibile immaginarselo fino in fondo, però sì, c'è questa struttura generale. Ma un'altra cosa, lo spin è la rotazione, il senso di rotazione? Allora sì e no. In realtà no, lo spin è un concetto molto più comune. Queste infografiche fanno un po', no? Capire il senso di rotazione. Diciamo che è l'equivalente a livello. Lo spin non è un concetto di. Allora, tutto quello che ho detto in realtà non tocca la meccanica quantistica, non c'è nessun fenomeno quantistico, davvero quantistico dentro. Se non che appunto questi spin di per sé sono concetti quantistici. Però, per come ve l'ho detta io stasera, potrebbero essere le freccettine, potrebbe essere ogni atomo ha una freccia disegnata sopra e non cambierebbe assolutamente niente. Però se uno vuole capire perché gli atomi hanno questa freccia, davvero questa direzione, beh, a quel punto devi pensare un po' alla meccanica quantistica. Diciamo che lo spin è l'equivalente della rotazione a livello quantistico. Non è davvero, non lo puoi davvero vedere come una rotazione, però si comporta come una rotazione. Non so se lo sapete, no? I campi magnetici, il campo magnetico per esempio è legato allo spin. Lo spin è un piccolo magneto, come vi ho detto, ma a livello di vita di tutti i giorni, i campi magnetici vengono poi dalle correnti, no? Un magnete, gli elettromagneti funzionano perché ci mettono corrente e le cariche che si muovono, gli elettroni che si muovono, mi creano un grande campo magnetico. Quindi quando è stato scoperto che appunto questi atomi avevano questo loro campo magnetico interno, allora si è pensato subito che fosse una specie di rotazione, proprio come la Terra, una rotazione terrestre che riesce a mettere in rotazione il metallo fuso presente dentro il nucleo, quindi gli elettroni, il metallo del conduttore, e quindi crea un campo magnetico. Pensavano la stessa cosa. Poi sono resi conto che è così e non è così, nel senso che la meccanica quantistica è una brutta bestia. Ci sono delle proprietà che sono ben descritte alla rotazione, però se uno si fidasse ciecamente di queste cose verrebbero poi delle cose false.
l'esempio, c'è un famoso fattore 2, se l'elettrone fosse una specie di piccola terra che gira, il campo magnetico generato dovrebbe essere un tot, e invece hanno scoperto il 2 tot. E quindi è un concetto. Oppure, se uno prende la terra che gira e la fa girare, ovviamente dopo un giorno ritorniamo tutti nella stessa configurazione. Invece l'elettrone è una bestia strana, una bestia quantistica, quindi ci vuole due rotazioni per tornare nella stessa posto. Un po' come le chiavi USB, però in un verso di giri e poi con le chiavi, non immagino così. Però fondamentalmente sì e no, diciamo. Per quanto riguarda stasera non importa nemmeno per ruote, quello che importa è che hanno delle piccole caramelle, hanno delle piccole bustoline. Però sì, in realtà lo spin lo puoi in qualche modo associare alla rotazione. Posso farne un'altra? Il vetro l'ho visto fuso, no? Cioè si vede normalmente, i cristalli non li ho mai visti. Come? Allora, non c'entra niente e c'entra, ok? Non c'entra niente nel senso che, allora, come detto, i vetri... Vetri... Cristalli intendo il cristallo di rocca, sì, minerali... Sì. Allora, il cristallo... Allora, il vetro, come ho già detto, sono tutte e due solidi. Quindi sono tutti e due sistemi in cui gli atomi hanno una posizione. In un liquido e in un vetro gli atomi si muovono. In un liquido o in un gas gli atomi si muovono. In un vetro o in un cristallo che sia, gli atomi stanno fermi, oscillano, si muovono, magari il vetro fanno questi reverend, però stanno vicini a hanno una loro posizione. In un liquido, ovviamente quando uno scalda le cose, quando uno scalda un cristallo, quello a un certo punto si rompe, perché proprio per quel discorso che dicevo prima, perché a un certo punto le fluttuazioni termiche sono tali che il sistema preferisce esplorare tutte le configurazioni possibili, quindi girare, far girare gli atomi in tutte le configurazioni, uno. E la stessa identica cosa succede al vetro, quindi non è quella la differenza. Ovviamente, quindi anche un cristallo può fondere. Come ti ho già detto, anche il ferro è un cristallo. Il ferro fuso ora non è una cosa che si vede tutti i giorni, però o il bronzo fuso, il rame fuso, sono tutte cose che uno può vedere. I cristalli, diciamo il cristallo, la pietra preziosa, di solito ha una temperatura di fusione estremamente alta e quindi non si può. Quello che è vero, la parte diciamo che è vera, è che di solito un cristallo ha una temperatura di fusione più alta di un vetro. E questo lo puoi capire con quello che abbiamo detto oggi, no? Perché evidentemente il cristallo ha trovato la sua configurazione perfetta il cristallo ha proprio trovato una configurazione senza frustrazione, quindi ci vuole veramente tanta spinta perché lui si rompa in qualche modo. Invece il vetro, diciamo, non dico sta insieme con lo sputo, però insomma è più, cioè insomma, non ha trovato la sua configurazione, è più diciamo, ha più voglia di esplorare, diciamo, perché non ha trovato la sua configurazione. Però questo è vero come regola generale, queste leggi qua di ogni materiale, poi è un caso a sé, c'è mille cose da considerare, però diciamo... Però da quello che capisco, ogni materiale con un apporto di energia può fondere, insomma, cioè sì. Cambia stato. Sì, ovviamente esistono dei materiali in cui intervengono i processi chimici, per esempio se uno prende un pezzo di legno, lo riscalda, quello prima brucia, perché? Perché c'è l'ossigeno e quindi brucia, però non ci sarebbe in teoria nessun, da un punto di vista fisico, no? Le famose mucche sferiche, se uno prende un pezzo di legno nel vuoto e lo riscalda eccetera eccetera e non gli dà modo di interagire chimicamente con niente, sì, quello fonde, no? Però sì, quella è una cosa che succede a tutte le... Il plasma che cos'è? Il plasma è quello che succede se uno riscalda ancora di più. Perché in tutto questo io sto considerando gli atomi come palline. Come sappiamo, l'atomo non è una pallina, è composto da una struttura interna, cioè un suo nucleo, ha i suoi elettroni, eccetera, eccetera. Quindi, perché lo posso considerare una pallina? Perché fondamentalmente alle temperature di cui sto parlando, un po' si oscilla anche l'atomo, ma di fatto l'atomo rimane fermo, non riesce a
non riesco a portare via degli elettroni agli atomi, perché ci vorrebbe una temperatura molto alta. Quando però vado a temperature altissime, per esempio quelle nella corona solare o tutti i fenomeni astrofisici fondamentalmente, che poi sono la normalità nell'universo, siamo noi che siamo nella nostra piccola isola felice, però in queste situazioni qualcosa succede, che gli elettroni vengono strappati dagli atomi, quindi fondamentalmente il plasma è un gas, però invece di essere fatto di atomi neutri, cioè con cui gli elettroni e i nuclei sono ben attaccati, è fatto da particelle cariche, perché ho strappato gli elettroni dagli atomi. Ma allora io scompongo la materia in questo modo? Cioè, di solito si parla di idrogeno, perché nello spazio c'è quasi solo idrogeno, è molto noioso lo spazio, c'è solo idrogeno. L'idrogeno cos'è? È un singolo protone attaccato a un singolo elettrone, e finché siamo sulla Terra è così, però quando siamo a queste temperature l'elettrone parte, il protone parte, quindi proprio non è più idrogeno, fondamentalmente è Poi cosa succede? È vero che loro partono, ma loro comunque conviene stare vicini, perché c'è un brodo in cui c'è sia protoni, cioè i protoni e gli elettroni si attraggono, quindi comunque rimangono vicini. Cioè, in ogni regione di spazio ci sono altrettanti protoni quanti elettroni, però si muovono liberamente. Quello che possono fare è, quindi è carico, però questa carica non la vedi, non è veramente carico. La cosa interessante però è quando appunto si mette un campo magnetico, per esempio il Sole ha i suoi campi magnetici, e quindi a quel punto gli elettroni e i protoni si muovono, si fanno cose esattamente opposte per quanto riguarda il campo magnetico, perché hanno carica opposta, e quindi si muovono in direzioni opposte, e quindi vengono fuori queste correnti di particelle cariche e cose, e quindi è un sistema estremamente complicato ma uno può fare ancora di più, dentro l'HC, dentro gli acceleratori della CERN di Ginevra, scompongono anche i nuclei. E quindi quello che si chiama quark and gluon plasma, il plasma di quark e gluon, che è la stessa cosa, però fatta proprio a livello in cui rompi direttamente i prodotti. Uno può andare avanti quanto gli pare, no? Anche il concetto di fase della materia, quante ce ne sia, allora dipende molto dalla definizione che uno ne dà, però ce ne potrebbero essere anche migliaia, no? Ora abbiamo, cioè, dipende molto da cosa uno intende la fase della materia. Quindi uno può immaginarsi materiali esotici, ovviamente in natura uno trova sempre le solite 3 o 4, diciamo qui sulla Terra, però non c'è un, cioè solo per, è perché viviamo, cioè ci sono certe condizioni sulla Terra, per fortuna, però. Ma noi materiali amorfi, i bagni energetici, abbiamo capito la questa struttura fatta totale, ma cosa cambia essere un stato più alto piuttosto che uno stato più basso? Allora, diciamo, una domanda, se uno si vuole calcolare alcune quantità di interesse, per esempio cercare di capire cosa succede a un vetro vicino alla transizione, cambia nel senso che il mio sistema in qualche modo, come posso dire, non è un sistema all'equilibrio, perché un cristallo, un materiale normale va all'equilibrio. Cosa vuol dire l'equilibrio? L'equilibrio vuol dire esattamente questa cosa qua, è un po' tecnico, però cerco di farlo così. È che se tu fotografi tanti sistemi all'equilibrio, ok, oppure fotografi lo stesso sistema a distanza di un secondo fondamentalmente, le due serie di fotografie sono indistinguibili. Cioè fondamentalmente il sistema si muove, non è in uno stato vero e proprio, perché un gas non è in un singolo stato, però diciamo è sempre lì, nel senso che se tu consideri tanti campioni del tuo materiale, se tu fai bollire, non so, 100 pentole d'acqua e raccogli il vapore è uguale in tutto. Se tu
invece in un vetro fai solidificare 100 murrine, 100 oggetti di vetro, la configurazione che hanno ciascuno di loro è diversa. Ok? Non so, è diversa ovviamente, dici, da murrina a murrina, però non è che loro si rendono conto di essere una murrina. Se io prendo un pezzo di una murrina, un altro pezzo di una murrina, avranno due hotel, e ingrandisco lì e troverò due panorami totalmente diversi. Quindi, per esempio, se ti interessa capire come si rompono, è importante questa cosa, cioè, l'ho detto all'inizio, no? Se vi ricordate che il vetro si rompe caldo, rompe in maniera molto diversa da un cristallo. Ok? Proprio per questo, perché ogni punto del vetro è diverso, non ha delle cose che succedono, non ha dei piani preferiti in cui, per esempio, quando uno taglia una pietra, fondamentalmente quelli che tagliano i diamanti ad Anversa sanno benissimo che esistono delle tecniche per farle, e queste tecniche fondamentalmente sono tecniche per far smottare un piano cristallino su un altro. Con il vetro queste tecniche non funzionano, che il vetro è così, e così anche tutte le proprietà che puoi immaginare, termodinamiche, termiche, il calore specifico, per esempio quanto si riscalda un vetro, quanta energia emette un vetro al sole, quanto il vetro reagisce ai campi elettrici, quanto reagisce, insomma, alla luce, con tutte le proprietà che cambiano drasticamente se io ho a che vedere con un materiale amorfo o con un materiale non amorfo. E vabbè, ok, questo lo può dire, ovviamente è così, però insomma, capire perché è così e cercare di metterci dei numeri su queste proprietà, cercare di fare delle predizioni, quello è cercare di capire, vuol dire capire davvero cosa succede in un vetro. E questa cosa che ho detta però ha delle conseguenze, ne ha infinite. Per esempio, se uno scalcola appunto il calore specifico di un vetro, il calore specifico di un solido cristallino, cos'è il calore specifico? Di quanto si alza la temperatura quando io gli do una certa quantità di calore. Per esempio, se io lo metto in microonde, che sono da 800 watt, quanto si alza la temperatura di un oggetto nel microonde per un secondo? Allora, per i solidi questa quantità è una quantità molto importante. Per esempio, per i solidi alla nostra temperatura più o meno questa quantità è quasi costante. Mi ci vuole la stessa quantità di energia per fargli fare, per scaldarlo da 1 a 2 gradi, da 2 a 3, eccetera, eccetera. Però una delle grandi scoperte, tra l'altro uno dei primi lavori di Einstein, eccetera, fu che un solido cristallino a basse temperature, cioè vicino allo zero assoluto, ha questo calore specifico e va a zero. Cioè ogni... mi ci vuole una quantità di calore sempre più bassa per fargli fare uno stesso incremento di energia. Per esempio, cosa succede per i vetri a questa grandezza? A basse temperature non è che si sappia bene. Cioè, è un discorso complicato. Non sembra che ci siano delle... perché a basse temperature fondamentalmente vuol dire che non esplori, rimani chiuso in un tuo minimo. Mentre il cristallo, ok, non ha di questi problemi. Il cristallo è un imbuto, va lì. Ok, spero di essere... Scusa, il cristallo e il vetro si parte dalla stessa qualità degli atomi? Sì. Sì. E allora come mai? Cioè, quali sono i processi per cui in uno si forma un cristallo e in un altro no? Allora, la risposta molto breve è non lo so, nel senso che, ok, c'è tutta una parte. La risposta vera è, in realtà dipende dal materiale, no? Il vetro è un silicato, c'è del silicio, c'è dell'ossigeno, c'è una molecola fatta in un certo modo. Il ferro è un altro discorso, il ferro è un elemento puro, quindi ha atomi di ferro. I cristalli sono altri aggregati molecoli. A
seconda di come queste molecole sono fatte, cioè, mettiamolo così, allora, questa è proprio la parte complicata che noi vogliamo ignorare, perché ogni materiale ha le sue specificità, ogni molecola è fatta in un certo modo. È difficilissimo descrivere le molecole singolarmente, i chimici hanno una vita su capire come sono fatte le molecole. Il punto è proprio questo, il punto è che esistono delle molecole che fanno così, nella nostra analogia, esistono delle molecole a cui piace stare nella stessa configurazione, a cui si applica questa idea qua, molecole stanno vicine, ok, molecole stanno molecole, cioè spin che puntano nella stessa direzione, ok, spin che sono puntano in direzione opposta, va, però a parte esistono altre in cui fondamentalmente è questa l'idea, ok, diciamo questa è la parte che non interessa al fisico. Il fisico dice ok, il materiale è una cosa complicatissima, perché se vado a vedere cosa fa ogni elettrone, ogni molecola, eccetera, eccetera, ci perdo la testa. Lui dice, ok, esistono dei materiali in cui le molecole si mettono, a cui riescono, hanno delle cose in cui riescono a mettersi bene, per esempio hanno delle anisotropie, l'acqua, no? L'acqua ha questa, fa questi famosi legami a idrogeno, queste cose si insegnano a scuola, fondamentalmente la molecola d'acqua ha due gambe e riesce, e quando si ghiaccia riesce, vuol dire che queste gambe si mettono in una certa maniera. Esistono molecole complicatissime per cui questo non è possibile, non è possibile una molecola allinearsi completamente all'altra, e quindi siamo in quest'altra situazione, volendo. Cioè almeno io non sono un esperto di queste cose, quindi probabilmente essendo un chimico te lo spiega meglio di come te lo so dicendo io. Ogni molecola però è un mondo a sé, ma a noi non interessa quello che fa, perché appunto c'è questo concetto di universalità, che fondamentalmente esistono classi diverse di materiali, però fanno la stessa cosa da un punto di vista fisico. È chiaro, se mi interessa, se faccio un'analisi chimica, è chiaro, sono diversi, però se uno va a misurare certe grandezze, cioè come si comportano i valori specifici, cioè la trova che sono tutte materiali che fanno la stessa cosa, indipendentemente da quanta roba ci metti dentro. Poi riuscire a predire se un materiale farà un vetro o un cristallo a principi primi, cioè qualcosa che ancora non si sa fare, cioè si sa fare nel senso che se ha un computer, il computer dice guarda questo materiale fa così, quest'altro no. Però se uno dovesse sapere perché, credo che quasi nessuno lo sa. Scusa, il carbonio ad esempio, se si cristallizza in maniera tetraedrica crea il diamante, sì. Se si cristallizza in maniera creare grafite, no? E allora quello è perché la molecola ha due possibilità fondamentalmente. Quella è una molecola che può fare due reticoli cristallini diversi, e quindi come dici te, dipende da come la cristallizzo. Se la cristallizzo a alte temperature mi fa il diamante, se la cristallizzo. Dipende dall'energia allora. Sì, dalla pressione, diciamo, dalle condizioni in cui si cristallizza. Però il punto è che un materiale cristallino ha una, due, tre strutture cristalline che può fare, non ne può fare tante, ovviamente, e si riesce anche a capire in quali condizioni fa una e quale fa l'altra. Il vetro, un vetro non ha proprio questa possibilità, cioè non la fa mai, capito? Ogni volta che lo che lo solidifico fa una cosa totalmente diversa. Il cristallo no, ne può fare due o tre, e comunque sai già quale ti aspetti, perché se fai cristallizzare il carbonio a altissima pressione è un diamante, se lo vai a bassa pressione è un grafite. E come l'acqua, questa è una cosa che non è saputa, ma ci sono 18-20 tipi di ghiaccio diversi che dipendono da come si mettono, perché l'acqua è una sostanza particolarmente infame da studiare, particolarmente complicata. I fiocchi di neve mi pare siano tantissimi. Esatto,
l'acqua è una sostanza che può fare di tutto, una sostanza estremamente l'eccezione, no? È il verbo irregolare, diciamo, delle sostanze. L'acqua addirittura può fare, ci sono una quantità di roba allucinante che può succedere per l'acqua, e ci possono essere appunto vari tipi di ghiaccio. C'è anche un famoso romanzo di Vonnegut che si chiama Ghiaccio 9, che è molto bello. Però insomma, perché sono proprio numerati, i chimici hanno proprio numerati tutti i tipi di ghiaccio e tutti i tipi di reticoli che l'acqua può fare. Poi sono reticoli nello spazio tridimensionale, sono anche molto difficili da immaginare. Però nonostante questo, sai benissimo che a seconda di dove, di quali sono le condizioni di pressione, fondamentalmente temperatura e eccetera, quando ho fatto ghiacciare, creato il ghiaccio, mi si forma in un modo. Per esempio il ghiaccio che si forma, che è compresso poi dalla neve, dalle montagne, che è in profondità in Antartide, ha una certa, quella è tutta una questione di pressione, cioè, però data una pressione, data una temperatura, lei ha un modo in cui può cristallizzare. Poi ci sono tanti cristalli della stessa molecola, ma quello appunto è un discorso estremamente complicato e non è nemmeno facile capire quali sono le forme che una molecola può fare, perché a quel punto ci devi mettere i dettagli, non vale più l'universalità, ogni molecola ha un mondo a parte, a quel punto non deve iniziare a metterci tutti gli spunzoni, le fatte così, le fatte così, cioè questo altro. Questo, diciamo, sono discorsi molto più generali, appunto universali. Universali nel senso che quello che vale per un magnete è quello che succede, ripeto, quando scaldo il ferro, è esattamente quello che succede quando faccio bollire l'acqua. Non proprio, cioè materiali che non c'entrano proprio assolutamente niente l'uno con l'altro, che però in qualche modo a un certo livello si comportano tutti nella stessa maniera. Poi c'è un altro livello, ovviamente questo non è vero, sono materiali diversissimi, quindi il colore, le proprietà, tutto diverso. Okay. Uscendo un attimo da questo argomento, allora quando Parisi ha preso il Nobel, il giornale è venuto fuori il discorso che ho l'uomo che ha studiato gli sforzi degli uccelli. Tu hai letto qualcosa in merito? Oppure sì. Una cosa? Sì, allora. Ma tutte queste cose poi sono molto noiose, perché rischiamo di fare la figura dei maniaci ossessivi compulsivi, però fondamentalmente quello che Parisi ha fatto insieme ad altra gente fondamentalmente è di pensare gli stormi di uccelli come magneti, perché noi abbiamo proprio questo amore per i magneti, perché ora, però è un buon esempio effettivamente. Cosa succede negli stormi? Gli stormi sono delle configurazioni con tanti uccelli, tanti di questo periodo, se uno guarda gli stormi che si alzano, anche migliaia e migliaia di esemplari, ecco. E ci sono delle foto che sono impressionanti degli stormi, eccetera, eccetera. Ora, queste configurazioni, come vediamo, riescono tutte insieme a un certo punto a dire ok, giriamo dall'altra parte, se arriva un'aquila, se li vuole mangiare, loro riescono a reagire come se fossero un unico organismo. E questo nonostante che gli stormi non siano gerarchici, non c'è un capo, anche perché un capo, prima che un capo riesca a far arrivare l'ordine su tutto lo storno, se ne vuole, quindi non è nemmeno un modo efficace dal punto di vista evolutivo. Quindi gli stormi sono tutti uguali, eppure si muovono come se avessero una mente sola. Cosa vuol dire? Come me lo posso immaginare? Allora, queste particelle, questi spin dei nostri magneti, cosa fanno? Comunicano a breve distanza. Cosa vuol dire comunicano? Se una si orienta, l'altra sa subito che l'altra si è orientata in una certa maniera, o si cerca di mettersi uguale, poi c'è le fluttuazioni termiche, quindi però riescono a comunicare, cioè riesce a comunicare l'informazione. Se io metto, se io giro tutti gli spin di un magnete, tutti di questa riga qua, diciamo, e gli dico, è un pezzo di ferro, piano piano gli altri tenderanno a allineare. Vuol dire che l'informazione
è passata piano piano attraverso tutto il magneto. Però questa interazione deve lottare contro queste fluttuazioni termiche, che tendono invece a far diventare anarchici questi spinati, ma a me non me ne frega. Quindi cosa vuol dire? Questa informazione si propaga un po', però sempre meno, fino a quando muore. A un certo punto gli spin nel mezzo non sanno più cosa è successo, che ho girato tutti quelli di un lato, ok? Questo è quello che succede. E quindi non riescono a far passare informazioni. Faccio notare che da un punto di vista fondamentale gli storni sono la stessa cosa. Ogni storno riesce a sincronizzarsi, a avere informazioni su quello che fa i due o tre che sono più vicini. Però uno dice, questo non basta, perché queste informazioni decadono, diciamo, nel ventre dello storno, queste informazioni non arrivano. Però esiste un caso in cui il magnete riesce a far passare la sua informazione subito, immediatamente, a grandi distanze. Ed è esattamente, io ho detto no, che i magneti hanno magneti normali, non i vecchi spin, hanno queste due fasi, quando sono tutti allineati e quando si disallineano, ok? In nessuno di questi due casi l'informazione si propaga velocemente, perché se giro uno spin in entrambi i casi non significa niente, a grandi distanze non è niente. Però esattamente all'intersezione di queste due fasi, esattamente alla temperatura che separa queste due fasi, l'equivalente alla temperatura di ebollizione, esattamente in questa, nella cosa, nel punto che separa le due fasi, il sistema in qualche modo riesce a comportarsi come se fosse una sola cosa. E questo uno lo può capire, perché il magnete esattamente mezzo grado, un decimo di grado sotto la temperatura fa una cosa, tutti fanno una cosa, tutti decidono. Ci orientiamo in questa direzione, non in un'altra, questa. Sopra, no. Quindi esattamente in quel punto il sistema ha una capacità di comunicare enorme. E quello che ha fatto Parisi è far vedere che, di fatto, l'evoluzione ha fatto sì che l'interazione fra storni vicini fosse tale che si comportassero non solo come un magnete, ma come un magnete al punto critico, cioè un magnete esattamente in questa cosa qua. Perché questo è, da un punto di vista evolutivo, vantaggiosissimo, perché vuol dire che lo stormo riesce a muoversi come se fosse una sola persona, come se fosse un solo oggetto. Questo, ciò nonostante il fatto che gli stormi non riescano, cioè ogni storno riesce a vedere quello accanto e quelli vicini, quindi riesce a far passare informazione subito su tutto lo stormo. Questa è l'idea. E questo è anche un esempio per capire la differenza, questo concetto di universalità. Addirittura gli uccelli, che non sono proprio una cosa, non c'entra assolutamente niente, nemmeno con le molecole, proprio una cosa diversissima, e di cui né io né ma nemmeno Parisi sanno niente su come funziona un uccello, sulla specie, però bastano queste poche informazioni, bastano poche informazioni per far capire, per far sì che tutto il sistema si muove nella stessa modo, cioè, ok? Per capire le proprietà collettive globali. Sempre riprendosi a quello che descrivevo nei giornali sulle motivazioni, sugli studi di Parisi, il rapporto tra questi studi e l'ambiente, non so. Allora, sì, questo è ancora un altro capitolo, praticamente. Io non voglio ancora farti parlare fino a. Prendo un bicchiere d'acqua. Senti. Quello è fondamentalmente un altro capitolo, ed è perché l'ambiente fa parte di una macro classe di cose, come il mega. Come un fiume che scorre, sistemi che non sono all'equilibrio, non perché non lo possono raggiungere, o perché continuamente cambio le cose che succedono. L'ambiente è un sistema aperto,
nel senso che il Sole butta continuamente energia nell'atmosfera, quindi non può proprio andare all'equilibrio. Se l'atmosfera andasse all'equilibrio, se la Terra andasse all'equilibrio, noi saremmo tutti morti. E fondamentalmente noi abbiamo bisogno di energia che viene dall'esterno in qualche maniera per far andare avanti, per far muovere, se no tutto va all'equilibrio, tutto si appiattisce, non c'è più differenza di temperatura, non c'è più gradiente di concentrazione chimica dentro le nostre cellule e noi moriamo. Okay? Quindi questi sono sistemi tenuti sempre fuori dall'equilibrio. Allora, questi sistemi sono rumorosi. Cosa vuol dire che sono rumorosi? Vuol dire che se uno prende una particella di polline nell'acqua, che è un sistema non all'equilibrio, perché la particella di polline prende delle mazzate dalle molecole d'acqua, ecco, vedi, questa evolve e in maniera rumorosa, cioè non arrivano questi colpi casuali, non sono davvero casuali, perché in realtà basta sapere come la posizione di tutte le molecole attorno alla mia particella, però la particella, diciamo, la percepisce come casuale. Questo si chiama rumore, cioè avere dei piccoli colpetti, che è la stessa cosa che, se vuoi, dicevo prima, quando dicevo che l'effetto della temperatura agisce come se io vibrasse, mettesse in vibrazione, desse dei colpetti a questa pallina nella nostra analogia. Questo è il rumore. Allora, il rumore di solito non ha grandissimo... Quello che fa il rumore è quello che ho detto io. Cioè, fondamentalmente, se ho una pallina in un... un contenitore per uova, fondamentalmente, con tanti minimi, ci metto una biglia in ognuno. Se la biglia è abbastanza leggera e il rumore e le fluttuazioni sono abbastanza forti, quella può, per esempio, passare da un minimo all'altro. Può fare queste cose qua, però fondamentalmente il rumore non pensava che non avesse grandissima importanza sull'andamento, per esempio, grandi tempi. Magari può indurre certi tipi di processi, però basta. Invece quello che ha scoperto Parisi con la Volpiani, eccetera, eccetera, c'è un fenomeno che si chiama risonanza stocastica, in cui fondamentalmente risonanza è fondamentalmente quello che succede quando una forzante, un effetto esterno, anche piccolo, può essere amplificato. Immagina di avere un bambino sull'altalena e come fate a farlo andare sempre più veloce? Lo colpite, gli date le spinte, esattamente quando lui si trova alla fine dell'oscillazione. Alla fine, quando lui è fermo, gli date dei colpetti anche piccoli. Se gli date dei colpetti anche piccoli, però nei momenti giusti, diciamo, allora vuol dire che lo potete far andare, lo potete far aumentare molto le oscillazioni del bambino. Mentre se gli date a caso, nel caso del bambino, rischiate che vi colpisca, vi dà una pedata in faccia. Però comunque, se voi le date a caso, a volte lo state aiutando, a volte non lo state aiutando, e quindi in media non è come se non facesse niente. Quando lo fate nei momenti giusti, il sistema riesce a assorbire tutta l'energia che gli date. Allora, si credeva che questo fenomeno non potesse succedere col rumore, perché il rumore per definizione è casuale. Il rumore non posso immaginare un rumore che colpisce solo in un certo punto, che non sarebbe un rumore. Il rumore è una cosa che non posso decidere, una cosa casuale. Il Parisi ha fatto vedere che cioè sono dei sistemi in cui c'è questo fenomeno molto sottile, in cui anche la presenza del rumore riesce a far iniziare una risonanza, quindi ha molto effetto, proprio riesce a cambiare molto il sistema. E questo ora è all'ordine del giorno, perché per esempio tutti i modelli atmosferici, tutti i modelli che capiscono cosa succede al clima a grande scala, perché ci sono i monsoni, tutta questa branca, no, della geofisica, che cerca di capire le proprietà dell'atmosfera terrestre, per esempio, fanno uso anche di queste scoperte qua, per esempio. Se vuoi, è un esempio del famoso
esempio della teoria del caos, quello che è una, un battito dell'alide, però è un po' più circostanziato, no? Ti dice che esiste proprio dei casi in cui anche un fenomeno casuale, a media zero, che non ha nessuna, può provocare dei grandi danni. Ad esempio, non vorrei dire un'eresia, ma credo sia un fenomeno simile a quello che succede, per esempio, con le rough waves, si chiamano, non so come si chiamano in italiano, non so nemmeno se hanno il nome, che sono delle grandi onde che si creano in mare aperto senza nessun, e non si capiva perché, fondamentalmente. E se non ricordo male, la spiegazione che dovrebbe essere proprio un effetto del tipo di quelli prodotti da Parigi, cioè che le piccole onde del mare sono rumorose, le piccole onde del mare quindi sono fondamentalmente casuali, a certi punti riescono a creare in certe condizioni, possono creare una risonanza e creare queste onde più grandi. Non si tratta di onde di maremoto o del genere, però insomma fenomeni consistenti, e prima non si capiva dove venisse. Cose di questo tipo qua. Ripeto, quest'ultimo esempio credo sia un esempio di risonanza stocastica, ma dovrei riguardarlo.